Sporco, sconveniente, irritante, incazzato. Magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, se per quello anche in testa. Mi sono messo via. Ma perché mi sono messo via? Forse è arrivato il momento di spiegarlo. Ovviamente è una metafora. Mi sono messo via perché non sono in grado di partecipare alla vita collettiva. Mi sono messo via perché a un certo punto devi cedere. Io non voglio più essere parte di questo sistema. Ecco, un altro coglione che fa parte del sistema di chi non fa parte del sistema. Eh già, perché comunque, o da una parte o dall'altra, una maglia addosso te la devono mettere. Per mettermi via veramente, dovrei spegnere tutto. Non credo che sia molto chiaro. Il feroce dittatore ha attaccato. Il feroce dittatore. Scusate, ricordo male io, o un certo Matteo, un altro Matteo, un certo Silvio, un certo Giuseppe e anche un certo Luigi, fino a qualche tempo fa ci facevano lingua in bocca? Non ricordo male io, probabilmente me lo sto immaginando. Siamo per la pace. Vorrei vedere. Anche perché ci aumentano gas e benzina. E se mi tocchi il portafoglio io sono per qualunque cosa. Ma la guerra è bella anche se fa male. Peggio della guerra ci siamo solo noi sui social. Pacifisti dell'ultima ora. Rispolveriamo frasi di Bertolt Brecht e poesie di Gianni Rodari. Immagini di Snoopy con frasi che Snoopy non ha mai detto. Diventiamo analisti politici ed esperti di tattica militare. E fra una settimana ci siamo dimenticati tutto. Come quelli che facevano lingua in bocca con Vladi. E il bello è che siamo convinti di essere migliori di chi non lo fa. Comunque non siamo così male, eh. C'è un conflitto che rischia di diventare mondiale. E ancora nessuno ha organizzato un concertone con contorno di comici per la pace. Non ci sono più gli squali di una volta. Come artista non posso certo amare la guerra. Anche perché io non sono certo un comico alla polvere di stelle. Non credo che sarei in grado di fare il mio mestiere durante una guerra. Per allietare un pubblico spaventato dai bombardamenti, le truppe o peggio gli invasori. Non sono un pavido e non sono un impavido. Non potrei schierarmi con un regime come fece Ettore Petrolini ad un primo sguardo. In realtà nel Nerone diceva: lo vedi? Il popolo quando si abitua a dirti che sei bravo, pure che non dici niente, sei bravo lo stesso. E rivolto a Mussolini disse: eccellenza, l'ha capita? E non sarei neanche un impavido come Angelo Cecchellin. Ma chi era Angelo Cecchellin? Era un comico triestino che durante la guerra era diventato famoso per il fatto di essere arrestato ad ogni rappresentazione. La gente del posto diceva: andiamo a vedere Cecchellin che lo arrestano. Andiamo a vedere Racco che lo arrestano. Ma col cazzo! La sua battuta più bella? Tremendamente attuale. Beati gli affamati di giustizia, perché saranno giustiziati. In caso di guerra mondiale, lasciatevi qui, nel mio sgabuzzino. Dimenticatevi di me. Sì, insomma, vi basta seguire la maggioranza. Per ora, nonostante tutto, ogni tanto esco per fare gli spettacoli. E quindi a marzo sarò il 2 a Padova, al Circolo Nadir. Il 3 a Verona, cantine dell'Arena. Il 4 e il 5 allo Zelig di Milano. Il 13 a Pedemonte di Serra Ricò, Teatro Lanterna Magica con la Gallina. Il 19 a Vignola, al Teatro Cantelli. Siate stupidi, siate superficiali, siate sporchi. Sporco. Il vlog inutile.